La caccia al titolo è cominciata a novembre, tra sorrisi e abbracci consumati all'Intas Bar. Allora Unilleague era soprattutto mercato, oggi invece si è costretti a fare le prime valutazioni. Partiamo ad esempio dal girone B. Giannetti e il suo secondo testo male lo sapevano fin da subito. Vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più. Seppur 5 punti in 4 partite sono da considerarsi veramente pochini se si vuole pensare di tenersi stretto il tricolore. Sì, ok, il Teulier è la squadra da battere, ma Stone Island si è presentata fin da subito con la convinzione di chi non è brava solo a giocare negli spazi stretti. A parlare, infatti, sono i risultati. 12 punti in 4 gare, miglior attacco e miglior difesa del girone. Occhio però, considerarla solo una faccenda a 3 sarebbe sbagliato. Il Team Turbo proverà infatti a sprintare fino alla fine, mentre gli Apache non hanno ancora deciso di abbandonare le loro tende e alzare bandiera bianca. Per i Lazi, invece, ancora a 0, l'impresa appare davvero impossibile. Storia diversa nel girone A, dove a chi ha deciso di aprire la vela e cambiare aria si contrappone la voglia di riscatto di CZ, a cui brucia e tanto l'unica sconfitta nel derby. Per ora la testa della nave è bianco-verde, ma i fondali sono ancora ricchi di insidie. Dietro, infatti, a Di Fregg e Moscardelli si giocano il terzo posto, con l'Atletico Van Gogh e Vasal Pasa costretti invece agli straordinari per provare a rientrare tra le prime 16. Quindi il girone C, quello dei campioni in carica, l'Olympique Pallino, che sembrano avere sempre la stessa fame e la stessa voglia di imporsi. Seppur, il distacco dal trenino formato da Litoride, Kucim e Black Devils è solo di 3 punti. Chiudono Skulls, che non ha ancora rinunciato, lo dicono le prestazioni, a portare non solo le proprie ossa, ma anche il cuore alle ottavi di finale, e Skillbros, a cui serve un girone di ritorno da vera startup per provare a rilanciarsi e non andare in vacanza anticipatamente. Chiude infine il girone D, forse il più avvincente, con Mediolanum City e Team Square, viva la FIFA, appaiata in testa. Vedremo chi sarà l'ultimo a mollare il joystick e a evitare la mina vagante Sporting UME, cresciuta e tanto rispetto alle scorse stagioni. Infine, ai bastardi senza gloria non sembra ormai che restare proprio quest'ultima, mentre Die Hard dovrà dimostrare di non essere già sottoterra, seppur il nome dica il contrario. Per Unileague.it, Lorenzo Pascali.